Cuore Parma, che cuore! 2-1, 2-1 a Torino, altro grande stadio espugnato, il grande Torino, l'Olimpico, è stato espugnato, 2-1, pazzeschi, incredibile, pazzeschi, bellissima vittoria, Gervinho inglese. Ma comunque, prima di parlare della partita, che sono alquanto indignato e nervoso, cioè questi qua... Vi rendete conto? Aspetta, ve lo dico perché sedetevi. Cioè, non ci hanno fatto entrare allo stadio perché avevamo striscioni, tamburi e megafoni. E allora non puoi entrare allo stadio. Ma secondo te io entro dentro uno stadio senza i miei colori? Cioè, io secondo te entro nello stadio così, senza questa. Ma tu sei fuori. Ma in Italia siamo fuori veramente, Queste le istituzioni in Italia cosa fanno? Cioè, fermano la gente, non la fanno entrare e non è entrato nessuno, non ci interessa. Noi senza colori non entriamo nello stadio. Questo dovete capire. Gli stadi li lasci vuoti piuttosto, a noi non ci interessa. Ma noi, voi siete fuori, voi non state a posto di cervello. Poi quelli che fanno i danni non gli fanno niente. E a noi non ci fanno entrare perché portiamo i nostri colori allo stadio. Bello, tienitelo vuoto, ma che bello, schifezza, tienitelo vuoto, va, spalti deserti, va, bella merda, porca troia, scusate per la porca, queste istituzioni, veramente, se le inventano in Italia di tutti i colori, è incredibile, bisognerebbe lasciare gli stadi veramente vuoti, che schifo, oh, sono ancora, veramente, è surreale, sembra di essere veramente, non so, in un film, Candid Camera, per un attimo pensavamo di essere a Candid Camera, dai. E vabbè, comunque, grande vittoria del Parma, due belle pere, Torino, non ci avete fatto entrare nello stadio, vi pigliate due belle pere, e questi sono i risultati. Anzi, non ci fate più entrare, vinciamo lo scudetto. Ah, vabbè, veramente sta roba mi ha un po'... Però vabbè, dai, vittoria, va bene, siamo a meno 23. 17 punti, meno 23 alla salvezza, strada ancora tortuosa, lunga, ma che cuore ragazzi, non hanno mollato di un centimetro. Allora, mi è stupito, parlerò di Acchitto subito, del mister, grande D'Aversa, complimenti ad D'Aversa, che ogni tanto lo sbeffeggiamo, critichiamo un po' perché lui il modulo non lo cambia. Però questa volta mi ha sorpreso anche lui con degli innesti titolari. Vabbè, sono rientrati per fortuna inglese Grassi, finalmente, fortunatamente. Ci voleva, sono rientrati. Poi è rientrato Barella. E beh, si sente. Quantità e qualità a volontà di Barella. Fantastico. E poi Bastoni titolare. Mi ha tolto Gobbi e mi ha messo Bastoni titolare al posto di Gobbi e mi ha spostato Gagliolo terzino, Bastoni centrale, bellissima partita dei ragazzi, hanno giocato bene, anche Gagliolo finalmente dopo gli ultimi errori, ha rischiato anche a suo giro, ha rischiato un fallo da terra, però ci sta, secondo me era anche stato un po' caricato, quindi... L'arbitro ha voluto proseguire il gioco. Probabilmente ha fatto questa lettura qua. E se per perdita di tempo poi sbaglia, si rilanci, non so, rimessa dal fondo, sbagli. Vabbè, ammonizione, perdita di tempo. Ma lui non è che... Lui, o l'ha ammonito tutte le domeniche, perché lui se vinciamo, perdiamo, pareggiamo, e all'intervallo sempre ci mette così tanto a battere i rinvii. Cioè, è un suo problema, ragazzi. Cioè, cosa dobbiamo fare? È così. Però anche lui si è comportato bene, belle parate, centrocampo bene, cosa c'è da dire? Davanti Gervinho straripante, Gervinho quando è in giornata non c'è niente da fare, quando ha il pallone ai piedi e sta bene si vede, cioè lo vedi proprio, anche una bambina lo vede. Inglese, tornato titolare, bella partita, sostituito poi da Ciravolo, giustamente Inglese... ai minuti contati, quindi va bene così. Biabiani titolare, ecco un'altra grande sorpresa di Biabiani titolare, ed è partito fortissimo anche lui, ovviamente la condizione è quella che è, quindi dopo un po' è calato, però bella partita, bel piglio, a momenti segnava, quindi anche questo di buon auspicio.
vuol dire che la condizione c'è, vuol dire che si sta allenando bene, se l'ha messo titolare, quindi sono contento per lui. E andiamo ragazzi, fuori dallo stadio, ma abbiamo vinto 2-1. Pay attention al Parma, pay attention, siamo lì, siamo lì, pensiamo alla salvezza, poi ne parliamo.